Quanto 5 Stelle, il movimento non chiude al confronto con Salvini, ma insiste sul no a Berlusconi e a Forza Italia e resta in piedi anche la proposta di un tavolo con il Partito Democratico. Cecilia Primerano. Il canale di dialogo resta aperto, nonostante la gelida replica di ieri dopo il vertice di Arcore. Prova ne è il messaggio che Luigi Di Maio manda a Salvini: quando vorrà lavorare per il bene dell'Italia ci faccia uno squillo. L'interlocutore del movimento continua ad essere dunque la Lega, ma le pregiudiziali poste dal capo dei grillini non cadono, nessuna intesa con Berlusconi, insiste, se Salvini preferisce tenerselo stretto è condannato all'irrilevanza. Veti e paletti rafforzati da Bonafede, fedelissimo di Di Maio, impossibile realizzare il cambiamento con Forza Italia, dice intervistato dalla Stampa, dove precisa che l'apertura al PD non è un bluff per spingere il leader della Lega alla trattativa. Non facciamo giochetti, le proposte ci saranno se ci siederemo al tavolo. Il governo del cambiamento di cui l'Italia ha bisogno non passa né da Arcore né dalle ammucchiate. Noi proponiamo un contratto di governo con punti chiari per migliorare la vita dei cittadini e portare le lancette dell'orologio avanti e non indietro. Non è solo il ruolo di Forza Italia che impedisce l'intesa con la Lega, c'è anche il nodo premiership. Di Maio pretende che venga riconosciuto il peso del movimento rivendicando la guida dell'esecutivo con la benedizione arrivata ieri da Grillo. Certo è che fino alle regionali sarà un tira e molla, il leader dei 5 Stelle lo ammette e dal presidente della Camera Fico arriva l'auspicio, i gruppi parlamentari dialoghino per formare il governo.